Annata 2023, performante sul profilo qualitativo e organolettico, i vini rossi sono caratterizzati da una forte identità e i bianchi da profili aromatici complessi. Nonostante la riduzione della quantità, con un calo del 34,8% totale della produzione DOC e IGT rispetto allo scorso anno, vincono identità, territorio e qualità in Sicilia. I produttori siciliani, infatti, hanno dato il meglio di sé attraverso il loro saper fare, puntando sulla ricchezza varietale e sulla diversità degli areali siciliani, mostrando capacità di sfidare la complessa situazione climatica. Da questa annata 2023 berremo vini rossi con una forte identità, bianchi con un profilo aromatico complesso, vitigni autoctoni sempre più fedeli al territorio, internazionali dal nuovo interessante profilo. E questo è il bilancio di Mattia Filippi, cofondatore di Uva Sapiens, società che si occupa di consulenza vitivinicola, presentato nel corso della 20ª edizione di Sicilian Premier, l'evento dedicato all'anteprima dell'ultima annata svoltosi a Cefalù, nel Palermitano. I vini ottenuti dalla vendemmia 2023 si distinguono per le caratteristiche di essenzialità, pulizia, chiarezza e definizione.